Bene ragazzi, ora è tempo della boss fight. Spero che non mi bloccano il video per copyright. Se no sono tante bestemmie. Non temere, presto uscirai da qui. Pensavi di essere libero. Il tuo amichetto ha fatto tanta fatica per niente, ma non importa. Adesso l'ha capita. Te l'ho detto, non sei un eroe. Sei uno strumento. Ora conosci il tuo scopo. Lo conoscevi dall'inizio. Ancora una volta, sempre questo. E uno, e due. Eccellente. Grazie, come sempre. Allora, tu, tu. No, prendi però, ok. Tu qua su. E quello là. Se ci prendo, non ci ho preso, ma manco per sbaglio proprio. Ok. Benissimo. Bene, sfoltisci il bestiame. Sempre questa solita frase, questo è tutto un loop, si ripete ogni volta. C'è uno qua, vero? Ah, no. Sua sinistra. Eccolo, eccolo, eccolo. Tante le scappate, mi ammazza tutti. Allora. Uno. Anche tu. Parla per te, io non mi sacrifico per nessuno. Oh, ci sta lui vicino adesso. Oh, 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 ne scherzavo. Fammi matti, fammi matti. Ben fatto. Potresti per favore benissimo cambiare arma. Allora, qua dove sono non mi ricordo, però loro mi vedo. Eccolo qua, uno. Due. Sul culo l'ho preso. Ah, si era messo qua giù. E chi vedeva? Mannaggia, non perfora. Sì, sacrifica il debole. Quasi finito, un'altra volta. Morte ai deboli! Bene. Però questi lo scompaiono, c'ho paura male. Che invece li sto ammazzando, vero? I miei compagni. Ehi! Oh, bastardo! Sta a vedere, poi mi risveglio e l'ho ammazzato di tutto. Ah, cazzo, stavolta l'ho ammazzato davvero. Only you can make this world seem right. Only you. And make the darkness bright. Only you. Ehi, solo tu potevi avvicinarti tanto. Solo tu avevi la sua fiducia. Sei sempre stato solo e soltanto tu. Ben fatto. Bel lavoro. Hai superato la tua prova. Hai fatto il tuo sacrificio. Ma ora sei
sei solo. E sei debole. Sappiamo cosa succede ai deboli. Sfoltisco il branco. Ebbene sì. Quindi sarò fuori ad aspettarti. Eli! No! No! Che cosa cazzo hai fatto? L'hai uccisa! Aspetta! Brutta merda! Witty! Si fidava! Witty! Anch'io mi fidavo! No! Witty! È stato Jacob! No! Ascoltami! È stato Jacob! Non è la prima volta che succede! Ronnie Parker è il suo stile. E glielo abbiamo permesso. Tu trova quel figlio di puttana. Trova Jacob. E uccidilo. O la prossima volta che ti vedo, giuro su Dio che ti ammazzo con le mie mani. Che puoi diventare. Ah, era ora che ti facessi vedere. Temevo di dover venire a stanarti, che ti fossi lasciato impietosire. Ma sei un vero soldato. Se è bloccata la... la cutscene proprio così, da solo all'improvviso, vabbè. Oh, dai, mazza. Io comunque già me l'aspettavo che succedeva. Che tonto, so un tonto. Non essere triste per Eli. Era debole ed egoista. Gli ho dato l'occasione di mettersi alla prova. Non doveva fare altro che consegnarmi i suoi White Day. Avrebbe risparmiato un sacco di scocciature. È promesso che hanno sempre i Wattei questi? Non lo so, non sarei sicuro. Oh, che cazzo? Ehi, amico, fermo. Non resistere, lasciati andare. Hai fatto quello che dovevi. Ma che cazzo? Ma dove cazzo è? Vabbè, nascosto dietro gli altri. Sei più tosto di quanto pensassi. Uccidermi non cambierà un bel niente. Pensi che mi rischi qualcosa di morire? Al contrario, è il mio unico scopo. Ah, offro la mia vita. E ti ammazzo, ma vedrai. E lo faccio volentieri. Capisco bene il mio ruolo. Sono il suo sacrificio. È tutto molto semplice. Oh, che sega tutti sti lupi. Ma che cazzo? Vediamo pure che te la cavi. Dopo che succede? Te ne torni a fare commissioni per qualche casalinga o teenager? I White Tail non sono niente senza Eli. Tu non sei niente senza Eli. Io tanto mo t'ammazzo. Poi vedremo. Di nuovo. Quanti cazzo sono? Oh, che palle sta cosa. Ok, niente più lupi per il momento. Buona caccia. Mannaggia però. Ma sarebbe bello se esplodessi magari. Oh. Altri tre. Ti sembra ironico che tutti quelli che cerchi di aiutare finiscono male? Eli, Pratt, la tragedia ti accompagna. Se davvero ci tieni a salvare la gente, fa qualcosa di veramente eroico. Ammazzati. Io ammazzo da te, poi basta. Ma ti faccio veramente il culo, però ti coglioni. Allora, gli altri dove stanno? Eccolo qua. Oh, che palle. Ma no, c'è troppo. Troppa gente. Vieni fuori, dai. No, però, che cazzo. Non male.
Non sto abbandonando niente, che palle. No, questo è anche scarico, no. Ha messo sti vincoli proprio scomodi su sto pezzo. Sono tutti intorno a te. Mi sono accorto. Hanno anche una buona sega. Come te. No, appena te chiappo. Madonna, quel che te fa, guarda. No, non. No. Merda. Che palle, veramente. Ah, che sega che sei. Non si ferma il destino. Sto pezzo sta diventando veramente palloso, comunque. I lupi, ma tanto arrivano sicuro, no? Un'altra volta. Solo che non c'ho munizioni. Andiamo tutti insieme qui. Oh, ma sei pazzo? Quello col lanciarazzi. Cecchino. Sappiamo cosa succede ai deboli. Che d'ammazzo. Oh, insomma, come fa? Sì, ok. Abbiamo fatto, per favore. Ancora no? Oh. Ah, già, però... Merda, non c'ho munizioni. Questa per forza. Oh, amore, insomma. Ma con te lo spero. Ah, quello sarà Jacob. Boh. Solo che c'ho un problema grande, cioè non c'ho munizioni. Laggiù vediamo che riesco a fare col cecchino. Poco. Si è riparato. Forse ce la faccio. Certo, se mi segnassi la vita almeno capirei se lo sta prendendo oppure no. No, così non ci riesco. Devo passare. Cioè devo andare su da lui. Mi devo arrampicare per forza. Oh, che cazzo, lupi di merda, allora, mi hai rotto i coglioni. Come posso fare? Tranquo l'arco. Senso sa. Ah, sì, il tank quell'arco mi ammazza. Forse, chissà se riesco. No, vabbè. Devo far per forza fuori queste prima. Oh, ma sai che mi hai rotto i coglioni? Tu, sti lupi di merda. E tutti gli altri. E sta un po' più fermo allora, se capisce un cazzo. Facciamo così. Magari funziona meglio. Te lupo di merda. Ah, tank, che mi fa? Un'altra, vai. No, non è possibile. Un po'. Chiapperò. Ok. Vediamo se col cecchino chiappandolo in testa muore. Perché io se no, guarda. Oh, che cazzo. Ah, l'ho ammazzato però. Te stronzo. Mio fratello ha previsto tutto. Non lo so se parla con Dio, ma non importa, ha ragione. L'umanità ancora una volta
In piena crisi. Non ha importanza. Quello che riusciamo a costruire, troveremo sempre il modo per raderlo al suolo. Babilonia, Roma, gli imperi sorgono, gli imperi vengono distrutti, l'America. Non siamo diversi, ci crediamo indistruttibili. La guerra mondiale, la guerra al terrorismo. Siamo sopravvissuti, ma sempre più sull'orlo dell'abisso. Ed è lì che ci troviamo. Siamo sull'orlo dell'abisso. Stiamo aspettando che qualcuno ci dia una spinta. E ora quella spinta ce l'hai data tu. Tu hai fatto quello che aveva detto. E non te ne sei reso conto. Tu non ne avevi la più pallida idea. Sta onniscienza del padre mi piace molto. Però è stata una boss fight secosissima. Io non so se grazie è la cosa giusta da dire, ma... Beh, ora Eli non sarà morto invano. Mi dispiace per quello che è successo, davvero. Non è stata solo colpa tua. Ma non è il momento di piangere o di puntare il dito. Il vice Pratt e una manciata di White Tail stanno marcendo nell'armeria di Jacob. Sbrigati, contiamo tutti su di te. Non penso di poterli fare fuori due insieme, ma ci provo. Allora. Dai, allora, il cecchino famo allora. Sto silenziatore mi sa che è un po' una... fa una ciofeca. Oh, due insieme, bellissima. No, l'ho preso. Ah, però è morto con la pistola, benissimo, dai. E cheeseburger. Oh, bravo. Il mio sacchiottone. Morto. Usiamo sta chiave. Vediamo un po' come sto posto. Sta questo bunker di Jacob. Solo che non c'ho munizioni. Allora, non sembra esserci nessuno per il momento. Certo, se potessi silenziare anche starmetta. Okay. Ah, si apre tutto da solo. Capito. Vorrei che tengano i prigionieri in fondo a quel bunker. Se vuoi salvare Pratt, bisogna che cominci dalla sala di controllo. L'intera area è sotto strettissima sorveglianza. Ma dalla sala di controllo dovresti essere in grado di eludere la sicurezza con la chiave di Jacob. Buona fortuna. No, dai. Allora. No, tank. E vabbè, sì, cazzo. E chi era quello? Te, stronzo. Dai, ricarica così posso prendere queste munizioni prima che arriva, magari sarebbe bene farlo. Ah, ho ucciso Jacob. Ammazzavo gli altri. Vi stermino tutti. Terminator in confronto da nessuno. Però, eccovi. Mi sono spaventato, però... Comunque, l'ho fatto fuori. Altro tank. Amore, mori però. Vabbè, però è carino sto posto. Un altare. Chissà se posso aprirlo in qualche modo. Mi sembra una porta. Vabbè, ci penserò dopo. Che è sta roba? Manifesto di Jacob.
Nostro padre, mio fratello, ho visto la fine del mondo. Tutte cazzate, va bene. Questo che è? Ho fatto? Ah, benissimo. Vabbè, quello è il video dell'uomo che ci ha salvato, che fa morire di fame. Chissà se è morto, no? C'è un altro qua vicino. Ah, beh, ti pareva. Mi sa che manco mai su sto gioco. Tank, lupi, orsi, alci, gnu, tutti incazzati. Allora, il vice Pratt. Chi è però sto... chi è tipo il VIP? Ah no, solo uno, un sacco fatto. Non c'è niente, benissimo. Vice Pratt. Tra me questo nome non mi dice niente però. Kit al massimo. Sai, io sto pronto. Ah no, merda, niente, cazzo. Sei reale. Non sarò io. Ti prego, no! No! Non lasciarmi! Ha detto che ero debole. Che me lo meritavo. Magari ha ragione. Non sarò io, uccidere. Ce lo meritavo. Non lasciarmi. Ce lo meritavo. 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 Me lo meritavo. Essere eliminati. Dobbiamo andare. Ok, voi non lo potete vedere, giustamente anche, ma avevo gli occhi così tanto spalancati che arrivavano al mento. È stato assurdo, non me l'aspettavo per niente. È diventato un pazzo. Ah, sei posto tu? Ah, beh, ecco. Ecco, con lanciafiamme è andato. Che scivolavi. Ah, tu stai con me. Adesso per ricaricare ci metti 3/4 d'ora, va bene, però è anche giusto. Cazzo, però sto pezzo è figo. Commento finisse là la boss fight, sì, però il... Oddio, come posso dire? Il momento epico della zona di Jeff. Ma invece sto pezzo è un sacco più figo della boss fight. Dietro ovviamente ci sei, ma l'altro tanto, che palle. Non so quante munizioni c'ho. Vabbè. Dove cazzo sei? Eccoti qua. L'altro? Beh certo, ma perché tu non vieni qua invece che resta indietro? Ti ammazzo un po'. So venuto qua per liberarti. Almeno aiuto. Non ce l'ho più con me l'orso.
scomparso. Pressione idrica a livelli critici. Mettiamo la pistolina, almeno sincerità. Con un colpo due riesco a ammazzare. Ma non si capisce niente. No, oh, oh. Ah, ecco, ah. Ah, scoppia tutto? Ah, amico! E tu resti lì. Abbiamo tutti trovato i Whitetail in modi diversi. Ma quel che ci unisce è la perdita. Famiglie. Amici. Eli ci ha ridato un po' di tutto questo. Ci ha mostrato che potevamo appoggiarci gli uni agli altri. Era mio amico. E mi mancherà tanto. Non è colpa tua, Eli lo sa. Eli pensava che potessimo resistere. Aspettare che l'Eden's Gate sparisse. Ma non è così. Col cazzo che è così. Il cancro non sparisce. Si espande. Si diffonde. Va estirpato. Sì. Gli Edeniti credono che stia arrivando la fine del mondo. Arriverà per loro. L'Eden's Gate finisce qui! Non ci fermeremo finché non avremo impiccato anche l'ultimo di quei figli di puttana! Sì! Sì! Figli miei, un sigillo è stato aperto. Mio fratello Jacob era un guerriero. Ha affrontato i nostri genitori. Ha affrontato il governo. Ha affrontato me. Soprattutto ha affrontato se stesso. Si sentiva come un'arma, senza un obiettivo. Si sentiva come un guerriero senza eredi. Ma guardatevi intorno. I suoi eredi siete voi. Tutti voi che siete pronti a proteggere la famiglia dal collasso. E a scacciare i peccatori dalla nostra casa. E lo farete, figli miei. Voi scaccerete i peccatori dalla nostra casa. La morte di Jacob non sarà stata inutile. Ehi. I Whitetail sono gente onesta. Combattono per una giusta causa e meritano di avere la meglio. Giusto. Comunque,
Ho notato qualcosa di strano. Tra cutscene che vengono tagliate, parti di audio nella cutscene che per conto loro se ne vanno e poi ritornano. E comunque devo dire che è stata una boss fight lunga, estenuante e pallosa. Mi ha fatto girare abbastanza le palle. Però è stata comunque figa. Il pezzo dopo ancora più figo. Il padre che è sempre più incazzato. E ora ci manca solo prima di lui uno dei suoi fratelli. E rimane soltanto lui, ora non mi ricordo il nome. E dopo finiremo il gioco. Spero che il video vi sia piaciuto o vi sia stato utile. Se sì, commentate, sostenetemi, condividete ed iscrivetevi. E alla prossima.